Signore, sia con voi. E con il tuo spirito. Stasera, con questo rito che abbiamo insieme in questo momento, ci introduciamo proprio una settimana santa, una grande settimana. Ieri, la domenica di Passione, siamo entrati e oggi, in questo momento che viviamo, con virtualizzazioni delle immagini che porteremo in processione, Gesù, Maria, ancora di più vogliamo entrare nello spirito di questi giorni. Adesso ci sediamo e invito sull'altare il Signore di Chiede, a scegliere il suo nome. Antonino mi ha chiesto di dire una parola, giusto una parola sul fatto che questa cerimonia che da qualche anno in realtà prima veniva vissuta in maniera intima, quando le donne della nostra comunità si riunivano per vestire la statua. Più del fazzoletto, lo sapete, il fazzoletto è la richiesta di una famiglia fatta durante l'anno. Il segreto per poter ricamare il fazzoletto che porterà la Madonna tra le mani. È ovviamente una richiesta legata a loro, una preghiera particolare. Spesso è capitato di dover scegliere tra un dolore e un altro, e a priori sempre in difficoltà. Alcune volte hanno addirittura l'escamotage di metterne due, uno sopra l'altro. Perché l'escamotage? Perché in priori alcune volte sono anche inadeguati a questo, perché in quel momento si entra in intimità con la famiglia che chiede di ricamare, quindi che confessa, che parla in maniera intima e intimissima del proprio. Noi facciamo le processioni, leghiamo a questa la passione di un intero anno, spesso senza la consapevolezza, la reale consapevolezza di quale gesto andiamo a. Questa è un'esperienza mia personale. Sono nato e cresciuto con l'amore cullato, con le note dell'inno e del cantare, ma solo oggi, alla fine di un ciclo, io ho realmente capito la difficoltà reale di prendere questo fratello, cioè quello di condividere il dolore di una persona. Perché un fratello, perché condividere il dolore è una responsabilità. Spesso e noi, come noi tutti, siamo inadeguati. Spesso dire le nostre parole dovrebbero essere tutta la nostra vita. Spesso, in quell'intimità, noi dovremmo dimostrare autorevolezza. Fuori, spogliati la veste, dovremmo avere una vita cristallina, una vita degna di quell'intimità. Questo è il gesto più importante, quello più forte, quello di maggiore responsabilità che può avere il più. Ci può fare una partenza, quella di entrare in intimità, di poter parlare, di poter condividere con le persone il proprio dolore, poter fare una carezza e poter dire: io affido a Maria, nelle mani di Maria il tuo dolore. Gloria a te, o Cristo,
Ha compreso veramente chi è Gesù,